Sua madre è in carcere, il suo paese è sull'orlo di una guerra civile, ma Evgenia Timoshenko è a Roma nelle ore in cui per l'Ucraina si apre uno spiraglio verso la pace e una svolta politica. E la figlia dell'ex premier Yulia Timoshenko spera che sia giunta la fine dell'era Yanukovych. I think that opposition politicians and my mother call for European forces. L'attuale presidente dice deve andare in tribunale, va processato per crimini contro il suo popolo, contro l'umanità. Evgenia, a fianco del vicepresidente vicario dell'Europarlamento Gianni Pittella, ha raccontato l'orrore dei giorni scorsi a Kiev, il bagno di sangue, le decine e decine di morti tra i manifestanti che sognano l'Unione Europea. Finita la conferenza, Evgenia torna in patria. Ci vuole sperare in un accordo, dice, ma non troppo. La madre è in prigione, oggi la sentirà. Sono sicura, afferma, che appoggerà l'intervento dell'Europa.